Vetrina internazionale per la GM Europa Ovini, squadra del presidente Gabriele Marchesani. Dopo la presentazione a Chieti, il team Continental abruzzese è volato in Spagna, nell'isola di Ibiza, dove è stato di nuovo presentato alle autorità del posto e da dove prenderà il via la seconda stagione agonistica dei Black and Green. L'incontro si è svolto presso il club nautico di Sant'Antoni, località della famosa isola spagnola. A fare gli onori di casa Vicente Torres, presidente del consiglio dell'isola, una bella serata all'insegna dell'amicizia e dello sport. 5, 10, 15, 15. Noi siamo molto contenti e quello che vogliamo è collaborare molto tempo in futuro anche con voi. È una prima esperienza che abbiamo fatto con questo bel team e aspettiamo tanti successi in futuro. Noi siamo orgogliosi, siamo onorati per portare il logo di Ibiza sulle nostre magliette, perché chiaramente noi parliamo di un'isola che turisticamente è una tra le più importanti al mondo. Speriamo e puntiamo che questa unione possa andare avanti veramente nel tempo, negli anni, affinché si costruisca sempre qualcosa di più grande. E poi quello che ci inorgoglisce di più è il fatto di avere un buon atleta, un ottimo ragazzo che cos'è Marquez, che sicuramente si toglierà e ci toglieremo insieme delle grandi soddisfazioni durante l'anno. E a proposito della squadra e dello spagnolo Marquez, primo ciclista professionista dell'isola di Ibiza, andiamo a conoscere lui e alcuni suoi compagni. Io ci provo a parlare un po' di spagnolo. José Marquez è il primero corredor professionista di Ibiza, è così? Sì, è così. Soddisfatto? Molto soddisfatto. Tuoi obiettivi quest'anno, questa stagione? Il mio obiettivo è pues, intentare adattarmi alla categoria e bueno, intentare fare algún risultato buono per l'equipo. Equipo, come l'hai trovato? Equipo, prima volta in questo equipo? Pues lo he trovado como si fuera una familia casi, porque hay muy buen ambiente de equipo y el cuerpo técnico también y bueno, es como si estuviera en familia. ¿Tú vas fuerte en salida? Sí, sí, en salida y en crono también, se me da un poco bien. Andrea Di Renzo, sei uno degli abruzzesi di questo team, tra l'altro arrivi da una stagione scorsa un po' sfortunata, tanti infortuni che ti hanno bloccato, che ti hanno limitato. Adesso primo anno in GM, naturalmente ti auguri innanzitutto di stare bene, poi? Ma dopo due anni di vari infortuni, tra cui due gravi, tra cui uno zigomo rotto e un radio, ritorno a correre con la GM, ci sto preparando abbastanza bene. Questo inverno in Italia mi sono allenato bene con il sole, ora è brutto tempo lì. Siamo qui in Spagna che tutto c'è un buon tempo, qua a Ibiza ci si allena molto bene. Che gruppo hai trovato? Siamo un bel gruppo. Bello affiatato, i più vecchi diciamo mi stanno imparando molto, quindi sono molto contento. Obiettivi personali? Ma quest'anno il mio obiettivo è migliorare tanto a livello fisico ma anche mentale e fare dei piazzamenti. E per le volate c'è Pippo Fortin, sicuramente il più rappresentativo, lo possiamo dire, di questo team. Onori ma anche oneri. Ma sicuramente ho tanti onori, però li devo anche dimostrare sul campo di poterli avere anche quest'anno. E quindi ci stiamo preparando bene, anche soprattutto per le volate. I miei compagni mi lanciano spesso e volentieri le volate. Speriamo bene, insomma la condizione sembra esserci e speriamo avere anche la fortuna per iniziare bene la stagione. Seconda stagione in GM, maglia Ever Black and Green, gruppo anche un po' rinnovato. Questi nuovi come li vedi? Ma li vedo belli grintosi e comunque anche come il livello dei corridori mi sembra aumentato, cioè siamo una squadra molto più forte, quindi dai, penso che ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni tutti quanti, quindi penso che sarà una bella annata. Soddisfazioni a partire da subito qui dalla Spagna, che cosa mi dici su questo? Beh, già che comunque con lo sponsor di Ibiza Isole Baleari siamo potuti venire qua in ritiro, quindi per onorare meglio non possiamo fare che altro che far bene subito già a Mallorca e a Valencia. L'anno scorso, se non ricordo male, sei salito sul gradino più alto una volta, quest'anno
vuoi migliorarti? Beh, sicuramente quest'anno il mio obiettivo minimo è 3 vittorie, poi se ne vengono di più sempre meglio. Comunque dopo guardo anche tanto i punti che potrò fare durante l'anno, perché ho visto che sono importanti in questo mondo, e quindi spero di, oltre alle vittorie, di allungare anche la striscia di piazzamenti. La corsa che vorresti vincere? Ah, io ti dico anche la prima del Challenge Palma di Mallorca. Matteo Rotondi, lo scorso anno avevi una sorta di record, quello di essere il corridore professionista tra i più giovanissimi in Italia, no? Adesso hai 19 anni, magari questo record lo hai perso, però che cosa vorrai fare quest'anno, al secondo anno, seconda stagione per te? Sì, sicuramente l'altro anno ero uno dei più giovani, è stato bello fare questa esperienza grazie a Marchesani che mi ha dato questa opportunità. E quest'anno nelle gare under cercherò di dire la mia, mentre nei professionisti aiuterò i miei compagni più esperti. Qualche compagno è cambiato, che ambiente hai ritrovato in GM? Sì, sicuramente quest'anno siamo partiti già con una marcia in più, il gruppo è molto più unito e abbiamo già lavorato bene tutti insieme. Per Ruscetta possiamo fare lo stesso discorso che abbiamo fatto prima con Di Renzo. Tutti i guai fisici sono terminati finalmente. Ma speriamo che quest'anno vada meglio dell'anno scorso. Devo dire che non è stato un anno facile l'anno scorso, soprattutto dopo l'incidente che ho avuto in Francia. Poi però mi sono ripreso molto bene, ho fatto un finale di stagione, devo dire, positivo sia per quanto riguarda me stesso, perché ho raccolto buone prestazioni, che per quanto riguarda la squadra, perché ho cercato di dare il massimo e aiutare i compagni. Quindi speriamo che il peggio è passato e vediamo quest'anno di ripeterci e sicuramente di migliorarci anche. Hai inforcato poco la bicicletta, però ti sei laureato e questa è una bella soddisfazione. Sì, sicuramente quello della laurea è, diciamo, un qualcosa di importante. Adesso quest'anno voglio dedicarmi al 100% alla bici e vedere di riuscire a fare qualcosa di importante anche qui, insomma. Vogliamo ricordare la laurea? Sì, mi sono laureato in ingegneria delle costruzioni. Allora, vediamo gli obiettivi di quest'anno, perché in testa ogni corridore, sia a livello personale che a livello di team, si pone degli obiettivi. Tuoi? Sì, sicuramente il mio ruolo nella squadra è quello di aiutare i vari capitani, quindi Fortin, Pacchiardo, però sicuramente come è stato anche l'anno scorso avrò le mie occasioni, soprattutto nelle gare un po' più dure dove posso dire la mia, e sicuramente con il caldo io vado meglio, quindi una gara che penso che diciamo che per me, che sono quasi abruzzese, penso che il Matteotti sia il sogno di tutti, quindi perché non sognare, diciamo. Davide Pacchiardo è un altro volto nuovo del team, tra l'altro arrivi con un buon biglietto di presentazione, no? Questo titolo italiano. Ma sì, diciamo che vabbè, l'italiano ha vinto nel 2014, quindi 2 anni fa, e niente, no, sono contento di questa proposta da parte di Marchesani, Donati e tutto lo staff. Come è nato questo incontro? Ma già nel 2014 mi hanno cercato, poi per motivi, diciamo, un po' personali, un po' legati che c'erano altre proposte, ho preferito aspettare. Quest'anno nel 2015 si sono rifatti sentire attraverso Donati e una settimana dopo gli ho dato subito l'ok. Visto che sei nuovo, che gruppo hai trovato? Ma ho trovato un gruppo molto affiatato, veramente, a parte ottimi corridori, anche al di fuori della bici, veramente bravi ragazzi. A te il compito di provarci in salita? Ma sì, in teoria quello è lo scopo del 2016, ecco, provare a essere competitivo sulle tappe un po' più dure, sui percorsi più duri, ecco. Obiettivo personale? Ma un obiettivo vero e proprio non c'è, ogni gara alla fine andrebbe bene, qualsiasi gara, ecco, non c'è un obiettivo primario, se posso proprio dovrei dirne uno ogni sua stagione, l'Eguedia.
Ed ora lo staff della GM Europa Ovini. I corridori sono Ivan Balichin, Antonio Di Sante, Matteo Rotondi, Rossano Mauti, Fabrizio Galeno, Gianmarco Rossi, José Marquez, Andrea Di Renzo, Filippo Fortin, Andrea Ruscetta, Federico Burchio, Davide Pacchiardo, Alessandro Frangioni, Andrei Sazanov, Andrea Di Federico, Gianfranco Visconti e il nuovo arrivato Federico Borrella. I direttori sportivi sono Dario Andriotto, Alessandro Donati, Dimitri Nicandrov e Pierluigi Terrinoni. Addetto stampa Carlo Gugliotta, meccanico Romeo Santoferrara. Il massaggiatore è Mario Giangrande, che ascoltiamo mentre è al lavoro. Sto facendo un massaggio decontratturante ad Andrea, e visto che oggi hanno fatto 5 ore, andiamo a eliminare le tossine della giornata, in modo che domani potranno ripartire alla grande. Partiamo con le gambe, piedi naturalmente, perché il quello è la parte del corpo che viene più sollecitata, e poi andremo anche a scaricare oltre le gambe tutta la parte lombare, quindi della schiena, quindi la zona vertebrale, e fino ad andare sulla parte del trapezio, che è la parte più sottoposta al carico della bicicletta, chiaramente. La GM Europa Ovini debutterà il 28 gennaio alla Challenge de Mallorca come unica formazione italiana. Il secondo impegno in terra spagnola dal 3 al 7 febbraio con la Vuelta Valenciana, che torna in calendario dopo 8 anni di assenza. Prima gara in Italia il 7 febbraio con il Gran Premio di Donoratico. Qui a Mallorca Pippo Fortin si misurerà con campioni di notevole spessore, basta citare Greipel o Tombonen. Quindi magari, ecco, già centrare una top 10 in queste prime battute per noi è veramente molto soddisfacente.